Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole inspiegabile. Forse sarete d'accordo con me sul fatto che senza determinati esperimenti scientifici la nostra società non si sarebbe evoluta. Eppure alcuni di questi si sono rivelati assolutamente poco etici. Quando vi sono coinvolte persone ignare o animali difesi è molto più difficile giustificare il tutto. La missione umana a volte supera di gran lunga la linea di ciò che è accettabile e non solo da un punto di vista etico, ma anche logico. Ed è qui che arriviamo al punto. Quando negli anni 90 vennero finalmente resi pubblici gli archivi del governo sovietico, alcuni studiosi, scavando tra i documenti, i diari e i quaderni sparpagliati, scoprirono qualcosa di raccapricciante. Indizi inequivocabili di una sperimentazione, il cui fine sarebbe stato quello di dar vita a una creazione proibita. Ecco quindi Ilya Ivanov e l'esperimento più agghiacciante di tutti i tempi. Documenti segreti, un malvagio dittatore bolscevico, uno zoologo con una pericolosa ossessione per l'inseminazione artificiale. Ingredienti per una storia macabra sembrano esserci tutti. Negli anni 90, dopo essere caduta nel dimenticatoio per 60 anni, la storia dell'eminente scienziato russo scatenò un'ondata di titoli raccapriccianti sui quotidiani di tutto il mondo. Ilya Ivanov fu definito il Frankenstein rosso per il suo coinvolgimento in un esperimento che, secondo alcuni, era destinato a creare un esercito di super guerrieri, quelli che il quotidiano inglese The Sun definì l'armata di scimmie mutanti di Stalin. Nato nel 1870 e laureato nel 1896, all'inizio del Novecento Ilya Ivanov si era ormai guadagnato il titolo di maggiore autorità nel campo della fecondazione artificiale. Era già riuscito a produrre razze ibride, come ad esempio un incrocio tra asino e zebra, o quello tra topo e ratto. Riuscì anche a incrociare razze diverse di cavalli da corsa, allo scopo di creare una razza suprema, una sorta di supercavallo, in grado di correre più veloce e sbaragliare qualunque altro equino sulla faccia della Terra. Ma nessuno di questi risultati era abbastanza straordinario. Ivanov voleva passare alla storia portando a termine un esperimento tanto audace quanto immorale. Fondere il DNA dell'uomo con quello della scimmia. Forte della sua fama nel settore, non gli fu affatto difficile ottenere il patrocinio di personalità eminenti del mondo accademico, tra cui l'enciclopedista Otto Schmidt e l'ingegnere chimico Nikolai Gorbunov, che era anche intimo amico di Lenin. Nel 1910 Ivanov presentò la sua idea al Congresso Mondiale di Zoologia a Graz, riuscendo ad attirare l'attenzione del governo russo, del governo britannico e di numerosi mecenati americani. Questo gli permise nel 1924 di ottenere un considerevole finanziamento, oltre a un patrimonio di attrezzature mediche e laboratori nuovi di zecca. L'anno successivo, dopo un periodo di permanenza a Parigi, il direttore dell'Istituto Pasteur gli concesse il permesso di iniziare i suoi esperimenti sull'ibridazione tra l'uomo e la scimmia, presso la stazione primatologica di Kindia, nella Guinea francese. Era un'idea mostruosa e abominevole, ma questo non bastò a dissuaderlo. Nel 1926 si recò in Guinea e si addentrò in un territorio estremamente controverso. Inizialmente il team di ricerca impiegò femmine di gorilla e di scimpanzé, trapiantando nei loro corpi ovaie di donne e cercando di fecondarle con liquido seminale umano. Da un certo punto di vista aveva senso. Gli scimpanzé, infatti, possiedono una sequenza di DNA che è uguale al 95% a quella umana. La stampa mondiale teneva gli occhi incollati sul progetto dello scienziato russo, che era scioccante, sì, ma senza dubbio affascinante. Era davvero possibile fondere DNA umano con quello delle scimmie? E se sì, quale sarebbe stato il risultato? Il governo sovietico stava forse tramando qualcosa? In realtà però, quello che sembrava promettente sulla carta e nella teoria, nella pratica si rivelò un fallimento. Nessuno dei tentativi andò a buon fine, eppure Ivanov non si lasciò dissuadere. Anzi, scelse un approccio differente, molto più pericoloso e assolutamente non etico. Se il processo di inseminare femmine di gorilla
con seme umano non stava funzionando, pensò Ivanov, perché non tentare il processo inverso? Lasciò il laboratorio di Kindia e trasferì gli esperimenti all'orto botanico di Conakry, dove tentò di proseguire i suoi esperimenti con l'inganno. Con il pretesto di un esame medico nell'ospedale locale, intendeva inoculare liquido seminale di scimmia in alcune donne appartenenti alle tribù locali, senza il loro consenso. E in quel momento non diede alcun peso all'aspetto morale della faccenda e tantomeno pensò al trauma che quelle donne avrebbero subito nell'eventualità in cui avessero partorito un abominio grottesco, metà uomo e metà scimmia. Per fortuna il governo francese gli impedì di portare avanti questa parte del progetto e Ivanov, per nulla scoraggiato, tornò nella nativa Unione Sovietica con l'intento di chiedere ulteriori finanziamenti. Fece costruire altri laboratori a Sukhumi, in Georgia, dove in seguito fece arrivare le ultime scimmie rimaste vive. Al loro arrivo a destinazione, però, le scimmie femmine, nessuna delle quali incinta, erano morte e rimaneva vivo solo un orangutan maschio. Sebbene l'Accademia Sovietica delle Scienze avesse condannato i tentativi di esperimenti sulle donne africane, bollandoli come immorali, Ivanov non voleva demordere. Aveva bisogno di almeno 5 donne volontarie da inseminare con il seme dell'orango. Sorprendentemente, ricevette una lettera da una donna di Leningrado, che si offriva volontaria per l'esperimento. Ma poco dopo, l'orangutan maschio morì e i suoi esperimenti si trovarono di nuovo a un punto morto. I tentativi di Ivanov di acquistare all'estero uno scimpanzé maschio e reclutare altre volontarie femminili attirarono l'attenzione dell'amministrazione stalinista. All'inizio a Mosca si pensava che Ivanov fosse niente più che un vecchio eccentrico, ma quando si scoprì che aveva effettivamente contattato mercanti di animali in Germania per acquistare maschi di scimpanzé, Stalin decise che lo scienziato si era spinto veramente troppo oltre. Nel 1930 Ivanov venne prelevato dal suo centro ricerca. In virtù dei suoi dimostrabili servizi allo Stato, gli vennero risparmiate le punizioni tipiche del terrore staliniano. Condannato inizialmente a 5 anni di prigione, la pena fu poi commutata in esilio. Ivanov fu messo su un treno per Astana, in Kazakistan, sotto scorta, e venne inviato a dirigere una stazione veterinaria nella steppa, con stretti ordini di limitare i suoi esperimenti a quelli utili per l'avanzamento dell'economia sovietica. Da quell'esilio, comunque, Ivanov non tornò mai. Morì per un colpo apoplettico il 20 marzo 1932, proprio quando stava per essere riabilitato. Di tutta questa faccenda, dopo anni passati a scavare tra gli incartamenti, una domanda rimane senza risposta. Perché lo fece? Ufficialmente l'obiettivo degli esperimenti era supportare la teoria evoluzionista di Darwin, confermando la stretta parentela tra l'uomo e i grandi primati. Tuttavia, quando chiese fondi al governo russo, Ivanov enfatizzò molto l'importanza della sua ricerca per la propaganda antireligiosa. L'Unione Sovietica era preda di un'incontrollabile mania di manipolazione genetica e la biologia poteva rivelarsi l'ennesimo strumento del loro arsenale propagandistico. Il progetto, peraltro, era supportato dall'Associazione Americana per la Promozione dell'Ateismo, perché era visto come una dimostrazione dell'evoluzione umana e quindi un rifiuto della versione religiosa della creazione. Secondo Alexander Etkin, esperto di storia russa presso l'Università di Cambridge, gli alti funzionari che sostenevano Ivanov vedevano la biologia come un mezzo per realizzare la loro utopia socialista. L'inseminazione artificiale avrebbe accelerato la diffusione di tratti ritenuti desiderabili, come la volontà di vivere e lavorare in comunità, e allo stesso tempo avrebbe permesso di liberarsi di tratti giudicati negativi, come la competitività, l'avarizia e il desiderio di possedere beni materiali. Insomma, tutti gli indizi suggerivano l'intenzione di creare una nuova specie. Unire la forza umana all'agilità e alla sottomissione di una scimmia avrebbe dato vita ad una creatura superiore, invincibile sul campo di battaglia e completamente alla mercé del volere dei suoi superiori. Ma quell'esperimento senza senso fortunatamente fallì. Tra l'altro, oggi sappiamo benissimo anche per quale motivo gli esperimenti di Ivanov non andarono a buon fine. Il dottor Jerry Bergman, professore della University of Toledo Medical School
in Ohio, sottolinea che la ricerca non è mai stata tentata di nuovo per diverse ragioni e che i tentativi di Ivanov rappresentano un imbarazzo significativo per la scienza. Gli esseri umani, infatti, hanno 46 cromosomi, mentre le scimmie ne hanno 48. Ed è per questo che i cromosomi non si accoppiano regolarmente anche nel caso in cui la fecondazione andasse a buon fine. Questi esperimenti, dice Bergman, sono il risultato del pensiero evoluzionista e hanno fallito perché la premessa di base è falsa. D'Ilya Ivanov oggi resta un'identità sfaccettata e controversa. Da un lato i suoi indiscutibili contributi alla zootecnia e dall'altro l'immagine di un pazzo a cui la scienza e il successo avevano indubbiamente dato la testa. E voi cosa ne pensate di questo tentativo di creare un essere superiore? Secondo voi la scienza ci riproverà in futuro? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.